fiabe da narrare. Decameron 2020. Oggi, 26 marzo. La Lambretta. Non fu facile salire in quattro sulla Lambretta di Gubbioli. Coco Secco era molto grasso. Col sedere debordava di un mezzo metro abbondante dal sellino e, cosa più grave, copriva la targa. Per ovviare l'inconveniente fu necessario legarlo con due tiranti e dipingere sulle chiappe BO360599. Gubbioli gli sedette sulla pancia, ma al momento di partire si accorse che non arrivava col piede al freno. Allora Rapezzi si raggomitolò sulla pedanina con la testa sul pedale e Gubbioli, schiacciando dolcemente su un orecchio, disse che così poteva andare. Truzzi si sedette davanti, sul parafango, come una scimmia sul banano. Il tutto era equilibrato perfettamente, per cui, disse Gubbioli, non avremo problemi, perché questa è una gran lambretta. La partenza, però, fu difficoltosa, perché il carico era di 6 quintali esatti. Coco Secco spingeva con i piedi e Rapezzi con le mani, ma la lambretta non andava in moto. Gubbioli decise di partire in discesa. Dopo 20 metri la lambretta si avviò. Dopo 50 la velocità era già 60 all'ora. Al termine della discesa i quattro si misero sulla circonvallazione a una velocità calcolabile intorno ai 230 km all'ora. Alla prima curva Gubbioli urlò «Piegatevi!» e Coco Secco strisciò sull'asfalto con rumore di cotoletta che frigge. Al semaforo, malgrado Gubbioli premesse come un pazzo la testa di Rapezzi, la lambretta continuò ad acquistare velocità e si fermò prima del rosso, ma tre semafori dopo. Poi le cose andarono meglio. La lambretta partì adagissimo. Ci mise 20 minuti ad arrivare da un capo all'altro delle strisce pedonali. Coco Secco cominciò a dar segni di stanchezza e disse che gli faceva male il battistrada. Truzzi continuava a prendere in faccia quantità industriali di moscerini, ma tenne duro stoicamente finché in un rettilineo non gli arrivò in faccia un bordigone da un netto. Si era appena ripreso quando vide venire incontro, a un metro da terra, una farfalla con la scritta «Autoscuola Zanini» sulle ali, che sbandava vistosamente. La schivò sporgendosi a destra, ma così facendo prese sulla faccia una Ginera 500 e fu quasi peggio. «Quando arriviamo», diceva il freno Rapezzi, «ci siamo quasi», disse Gubbioli. Proprio in quel momento Coco Secco sforò e si sgonfiò sibilando. Per fortuna, proprio lì vicino, c'era un meccanico. Gubbioli lo trovò che dormiva dentro al cofano di una macchina, coperto da un gigantesco calendario con donne nude. «Non è ancora pronto», disse il meccanico. «Cosa?», disse Gubbioli. «Quello che volete. Non è ancora pronto. Sarà pronto martedì». «Ma io non sono mai venuto qui prima». «Ah», disse il meccanico, «bisognerà smontare il differenziale». «Insomma», disse Gubbioli, «ho molto da fare. Devo fare 120 frizioni, 8 batterie e una semifinale. Sarà pronto giovedì». «Noi veramente abbiamo forato un Coco Secco», disse Gubbioli. «Ah», disse il meccanico, «glielo faccio vedere». Disse il meccanico e si schizzò un po' d'olio in bocca. Truzzi entrò portando in braccio Coco Secco, palle due magro. Aveva perso sulla destra una fetta di ciccia di mezzo metro. Il meccanico lo giurò più volte, poi disse che il battistrada era consumato, che ci voleva un Coco Secco nuovo. Ne portò tre, uno da neve con una bella giacca a vento e gli scarponi, uno da ghiaccio con un chiodo in bocca e uno normale, bello grosso e nuovo nuovo. «Glielo monto», disse il meccanico. «E il vecchio?», disse Gubbioli. «Il vecchio è da buttare via», disse il meccanico. Coco Secco rantolò. «La prego», disse Gubbioli, «me lo ripari». «Se vuole», disse il meccanico. Prese Coco Secco e lo buttò nella buca dell'ingrasso, insieme a quattro gomme nane e un copertone tubercolitico. «Aiuto», urlò Coco Secco, «non voglio restare qui, non sono finito, posso ancora fare qualcosa, mettetemi alla destra». «Stai buono», disse Gubbioli, «tra un po' veniamo a prenderti, fai il bravo, il signore qui ha detto che sei pronto martedì». «Aiuto», urlò Coco Secco. Il meccanico montò il Coco Secco nuovo, si fece pagare 34.000 lire perché, diceva, aveva sostituito anche le pastiglie dei freni e dato un'occhiata al motore. Gubbioli protestò, ma il meccanico disse che se non la smetteva gli faceva anche la revisione della frizione e fu pagata. La lambretta ripartì. Ci avventurammo sulle rampe della Raticosa, tutti e quattro col casco, alla ricerca di un bel ristorantino rustico. Ai lati della strada la gente applaudiva. Citazione del giorno. Colui che chiede è stupido per un minuto. Colui che non chiede è stupido per tutta la vita. Confucio. Siamo giunti al termine anche questa sera. Il vostro grasso e disoccupato barista vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Face it.
what's more than this? Would you still recall my name? And the month it all began, will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one. And the naked thrills of flesh and skin would tease me through the night. I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Dazed by careless words, cozy in my mind. I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I call your name, Michael Caine.